What's in my bag con la mia nuova Lab Rose, tutta rosa, morbidissima. Non vedo l'ora di farvi vedere cosa c'è all'interno perché è piccolina ma molto molto capiente. Iniziamo. Intanto vi faccio vedere, ho due bottoncini, li apro entrambi ed esco le cose. Allora, una spazzolina con un logo Yves Rocher, poi un elastico, uno specchietto, questo qui lo trovo nel logo di Pasqua di Clio Makeup, le mie AirPods, fazzoletti, una pochettina con all'interno, è bellissima questa pochettina, molto molto carina, con all'interno una mini tinta labbra, un balsamo labbra, un rossetto glow, un elastichino e poi delle mini tic tac. Poi in un'altra taschina ho un profumo solido e infine nella tasca centrale il mio portafoglio, questo qui è il Moero, è molto molto carino perché si può aprire così, ci sono le carte, molto molto carino, e poi piccolino per le borse piccole, è fantastico. E basta, quindi questo è il contenuto della mia borsa, che penso diventerà la mia borsa di tutti i giorni perché è veramente bellissima, adorabile. Fatemi sapere nei commenti se vi piace e se ho dimenticato di mettere qualcosa nella borsa, perché l'ho sistemata adesso e forse ho dimenticato qualcosa, però comunque è molto molto capiente, ancora c'entrano tantissime cose. Io e la mia Lab Rose vi salutiamo. No.